Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questa nuova avventura. Ci troviamo nel Tacco d'Italia, uno dei posti più belli del sud Italia, dove trascorrere le vostre vacanze estive con le spettacolari insinature, mare cristallino e spiagge paradisiache. In questo video vi mostrerò quali sono le 7 spiagge più belle della costiera salentina. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere tutte le mie prossime avventure. Ma adesso partiamo, benvenuti in Salento! Il nostro video sulle spiagge più belle del Salento comincia dalla bellissima spiaggia di Punta Prosciutto, che fa parte del comune di Porto Cesareo, della provincia di Lecce. Si estende per circa 2 km ed è una delle spiagge più amate del Salento. Qui troverete una distesa di sabbia bianca che si protrae in un mare azzurrissimo, circondato da una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea. Situata a soli 28 km da Lecce, Torre dell'Orso è una delle spiagge più belle del Salento. Per la sua posizione strategica è una meta ideale per trascorrere le vostre vacanze. La sua straordinaria bellezza è premiata bandiera blu e 5 vele da Touring Club per le sue acque limpide e pulite. Torre dell'Orso è conosciuta, inoltre, per le due sorelle, faraglioni immersi in acqua a pochi metri dalla spiaggia. A soli 5 minuti troveremo la Grotta della Poesia, un'incantevole piscina naturale circondata da aspre scogliere calcaree, con diverse grotte e un tunnel verso il mare aperto. Al terzo posto troviamo la spiaggia di Gallipoli, caratterizzata dalla presenza di dune di sabbia bianca circondata da pinete e macchia mediterranea. Una delle particolarità di questa spiaggia è proprio il mare, limpido e calmo, perfetto per una vacanza da sogni. Non poteva mancare nella mia lista la splendida Baia dei Turchi. A pochi chilometri a nord di Otranto è il luogo dove sbarcarono i guerrieri turchi nel corso dell'assedio alla città di Otranto. Qui il meraviglioso mare accarezza la spiaggia bianca incastonata nella roccia e abbracciata dalla folta pineta di macchia mediterranea. Un luogo davvero unico e molto amato dal turismo in Salento. Punta della Suina si trova a pochi chilometri da Gallipoli, nel parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale Punta Pizzo, che si estende per circa 4 km. La sua sabbia sottilissima e bianchissima e le sue acque trasparenti fanno di Punta della Suina un luogo incantevole. Inoltre troverete le aree verdi protette più belle della Puglia.
Al sesto posto troviamo la spiaggia di Torre Mozza, una piccola marina nel comune di Ugento, conosciuta per le sue splendide acque dal color turchese e la sua spiaggia dorata. La località prende il nome dalla torre, eretta per volere di re Carlo V nel XVI secolo, con la funzione di difesa dagli attacchi dei pirati saraceni. È sicuramente il luogo ideale per la vostra vacanza in Salento. Al settimo posto troviamo la spiaggia degli Alimini, che prende il nome dei laghi retrostanti. Qui troveremo un paesaggio quasi surreale, un litorale di sabbia bianca finissima e soffice che si estende per circa 6 km, circondato dal verde della pineta e il profumo dei cespugli di erbe aromatiche. Una cosa che attrae i bagnanti è il relitto di una nave cargo, la Dimitrios, arenata nel 1978 in questo splendido mare. Ed è proprio dalla spiaggia degli Alimini che termina questa meravigliosa avventura alla scoperta delle spiagge più belle del Salento. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi possa tornare utile per l'organizzazione delle vostre vacanze in terra salentina. Lasciate un like, condividete il video per supportare il canale e noi ci vediamo alla prossima avventura.